questa iniziativa nasce praticamente da una consapevolezza, da una realtà che personalmente come amministratore ho vissuto in prima persona e che poi, chiacchierando, confrontandomi con tanti altri miei concittadini, ci ha portato alla stessa conclusione. Credo che almeno gli operatori locali sanno che dopo tanti anni la nostra area per insediamenti produttivi è stata assegnata interamente. Nonostante queste assegnazioni, e mi riferisco alle aree artigianali per la realizzazione quindi di capannoni, di attività economiche, abbiamo verificato che una parte di questi assegnatari hanno realmente realizzato, altri invece, nonostante l'assegnazione, hanno segnato un passo. È ovvio che una pubblica amministrazione che ha l'interesse a sviluppare le attività economiche locali non va direttamente con la clava, non hai rispettato i termini, ti revochiamo l'assegnazione per assegnarla ad altri. Una delle ragioni che ci è stata, come dire, evidenziata è quello che poi praticamente tutti quanti noi viviamo quotidianamente. Il riferimento ovviamente è alla crisi economica che stiamo attraversando e che è altrettanto vero che i primi che soffrono di questa situazione sono proprio gli operatori economici. E allora il caso ha voluto che, grazie all'amicizia con Tommaso, ma con i dirigenti del Consorzio Artemide, abbiamo pensato, dopo una semplice chiacchierata, un semplice confronto tra noi, è emerso che addirittura su alcuni bandi mirati o su alcune linee di finanziamento spesso accade che i soldi o le disponibilità finanziarie vengono restituite perché non attinte o non utilizzate appieno. E quindi abbiamo pensato di promuovere qui a Mola questo seminario informativo proprio per informare gli interessati di quelle che sono le opportunità che oggi tanto la Regione, quanto il Ministero, quanto l'Unione Europea mettono a disposizione degli operatori, anche se non in forma massiccia, però ecco, quelle risorse che potrebbero eventualmente essere utili per qualcuno di noi. Io non vi nascondo che già altri operatori locali si sono, come dire, rivolti, si sono fatti guidare dal consorzio e hanno ottenuto quello di cui avevano bisogno. Le attività sono state implementate e così stanno regolarmente svolgendo il proprio lavoro, con la prospettiva che quelle risorse possano addirittura essere utilizzate per altri ulteriori investimenti. E allora perché non consentire ad altri eventualmente di poter valutare, perché questo è lo spirito che ci ha, come dire, accompagnato in questa iniziativa. Non abbiamo assolutamente, né avevamo né abbiamo l'intenzione di creare false illusioni, perché
non vorrei che magari qualcuno avesse pensato, sia pur lontanamente, che oggi ci mettono a disposizione non so quanti soldi, quanti denari per le nostre attività. No, noi oggi vogliamo aprire un dialogo con voi. Ciao Ezio, buonasera. Ciao. Ti abbiamo atteso, ad onor del vero, ho detto cominciamo perché purtroppo gli amici erano qui puntuali e quindi grazie, non volevo permettere ulteriormente. Dicevo, vogliamo iniziare un percorso. Ecco perché, dopo il mio saluto, il mio ringraziamento, questa mia breve introduzione, darò la parola al dottor Fuzio, che è il responsabile per la finanza agevolata, mentre al dottor Battisti, un attimo dopo, ovviamente dopo l'intervento del dottor Fuzio, per tutte quelle attività che possono, ecco, interessare e coinvolgere gli istituti di credito. Altra nota dolente. Voi sapete che anche questo è un altro elemento di criticità in questo particolare momento storico. Come suol dirsi, i cordoni della borsa sono sempre molto stretti e la criticità, la negatività sta proprio nel fatto che attraverso questo sistema praticamente l'operatore che si rivolge oggi autonomamente ad un istituto di credito per un qualsiasi mutuo, per una qualsiasi forma di finanziamento, praticamente è tenuto a garantire forse per 3-4 volte quello che va a chiedere. Quindi anziché essere aiutato, anziché essere favorito, probabilmente viene messo con le spalle al muro e quindi impedito nella attività che vorrebbe svolgere. Ecco, questo è un po' il motivo e lo spirito che ci ha animato, perché, ripeto, è una occasione che noi vogliamo sfruttare. Ovviamente poi il rapporto non sarà più filtrato attraverso la presenza dell'amministrazione, ma sarà ovviamente un rapporto successivo, diretto, con i vostri consulenti del lavoro o addirittura attraverso il consorzio e i vostri consulenti del lavoro, i vostri commercialisti, in maniera tale, ecco, che si possa effettivamente valutare la possibilità di poter accedere a queste forme di finanziamento. Qualcuno credo avrà anche verificato che l'ultimo bando regionale ha creato non pochi problemi, il sito è andato in tilt, ha creato problemi, e comunque sia, voglio dire, una cosa è il rapporto asettico, il rapporto quasi distaccato, non quasi, totalmente distaccato tra l'operatore e il terminale, altra cosa invece è avere il sostegno di professionisti che evidentemente possono dare tutte le spiegazioni e tutto il supporto tecnico possibile. È evidente che a questo concludo questo mio intervento, seguirà anche una possibilità di interfacciarsi anche questa sera con i tecnici presenti qui al tavolo per poter eventualmente fare domande, aprire un dibattito, perché è un'occasione, ripeto, che non rappresenta certamente un punto di arrivo, ma assolutamente un punto di partenza. Quindi io qui concludo ringraziandovi, perché la presenza così numerosa mi fa così intendere, percepire che esiste questo sentimento in maniera abbastanza diffusa di informazioni. Bene, e questo è quello che noi ci eravamo, come dire, prefissi, e questo probabilmente è l'obiettivo che noi abbiamo raggiunto attraverso questa vostra partecipazione così numerosa. Io vi ringrazio e spero
che effettivamente poi sia a voi tutti utile per il proseguo. Quindi io vi ringrazio, do la parola al dottor Fuzio e buon Un doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale per la fattiva collaborazione nell'organizzazione di questo seminario e ai collaboratori anche dell'amministrazione per la realizzazione di questo evento. Un ringraziamento a voi intervenuti così numerosi e copiosi. Questo evento, questo seminario chiude il ciclo dei seminari prima delle ferie estive sostanzialmente. Artemide ha portato avanti circa 20 seminari informativi nei comuni della provincia di Bari. Ed è stimolante concludere con un auditorio così interessante e così numeroso. Io sono Roberto Fuzio, nell'ambito del Consorzio Artemide mi occupo delle agevolazioni finanziarie. Che cos'è Artemide? Chi è Artemide? Artemide è un consorzio di imprese nato nel 1995 che ha quale core business di attività i servizi della fornitura di servizi reali alle imprese. I servizi reali si intendono fornitura di servizi in ambito della consulenza sulla finanza ordinaria, sulla finanza agevolata, sui servizi tecnici quali qualità, software, sicurezza, eccetera. Tramite la rete dei partner e dei consorziati, inoltre, si è in grado di poter offrire servizi ad ampio raggio, ad ampio spettro, servizi di ingegneria ed altro. Questa è la forza del consorzio, cioè l'unione delle forze di più soggetti. Perché abbiamo nominato questo seminario Avvio, Crescita e Sviluppo? Perché queste, in modo molto esemplificativo, possono riassumere quelle che sono le fasi del ciclo di vita di un'azienda. L'avvio, la nascita, lo start-up d'impresa, quindi quelli che sono i fabbisogni che l'imprenditore o la somma di imprenditori, nel caso vanno a costituire una società, necessitano per avviare un'azienda. Necessità che non sono solo di natura finanziaria, ma necessità che sono di natura organizzativa, gestionale, produttiva, necessità di capire qual è il proprio mercato, eccetera. La crescita, un'azienda già nata che ha un fabbisogno di nuovi attivi materiali, quindi nuovi materiali, impianti, attrezzature, ristrutturazione del fabbricato, realizzazione del fabbricato. Lo sviluppo d'azienda, l'innovazione di processo o di prodotto, qualsiasi azienda fa innovazione, a volte non rendendosene conto. L'innovazione altro non è per un'azienda che la destinazione di quelli che sono i propri costi di esercizio, e soprattutto personale, collaboratori, materie prime, non al fabbisogno produttivo, ma al fabbisogno di innovare. In tutte queste fasi del ciclo di vita esiste oggi la possibilità di utilizzare le norme agevolative a supporto degli investimenti che l'azienda va ad attivare. La norma agevolativa però va ben interpretata, va ben utilizzata. Perché? Perché se l'imprenditore utilizza la norma agevolativa quale fonte esclusiva o primaria di copertura finanziaria del programma di investimenti, fa un errore, un peccato d'origine. Perché? Perché la norma agevolativa deve essere utilizzata come un abbassamento del costo di investimento, che però vede i suoi reali effetti a conclusione completa del programma di investimento. E questo lo vedremo nel proseguo di questo incontro, di questo seminario. Di conseguenza, qual è la metodologia operativa che Artemide utilizza, che noi consulenti di Artemide utilizziamo? La nostra metodologia operativa è quella di analizzare gli effettivi fabbisogni dell'imprenditore, che si tramutano anche in fabbisogni di natura finanziaria, ma è quello di valutare l'effettiva idea imprenditoriale che ha l'imprenditore. Idea imprenditoriale che è alla base della nascita di un'impresa, idea imprenditoriale che è alla base della crescita o dello sviluppo di impresa. Ad oggi in Regione Puglia abbiamo un ventaglio di potenzialità di strumenti agevolati che può fare invidia a livello nazionale, perché abbiamo quasi 20 norme agevolative a vario modo utilizzabili. Queste norme agevolative sono utilizzabili in funzione della tipologia di azienda artigianale, commerciale, turistica, manifatturiera, di servizi, azienda in funzione della dimensione di azienda, la microimpresa, cioè l'azienda che ha meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato, la piccola impresa, l'azienda che ha meno di 10 milioni di fatturato e meno di 50 dipendenti, o la media impresa, le imprese che sono al di sopra, o la grande impresa, ma quelle sono casi rari. Quindi in funzione della tipologia di aziende, della dimensione di impresa, possiamo utilizzare varie tipologie agevolative. Ora farò una carrellata di quelle che sono le potenzialità.
Poi rimando al dibattito successivo quelle che sono invece le vostre necessità di approfondimento, anche perché se le andiamo a approfondire tutte oggi ci vorranno 24 ore di seguito di discussione. Vediamo caso per caso. Nascita di impresa. La nascita di impresa oggi a livello regionale non ha una norma agevolativa specifica, perché con la chiusura del bando start-up sostanzialmente non c'è una norma a livello regionale. Sarà di prossima emissione una norma per la nascita di nuove imprese costituite da soggetti svantaggiati. I soggetti svantaggiati sono coloro che hanno difficoltà di accesso all'occupazione, quindi o i ragazzi privi di occupazione, o le donne maggiorenni prive di occupazione, o le persone più adulte che hanno perso il lavoro e hanno difficoltà ad attivarle. Però di questo lo vedremo quando verrà pubblicato il bando. A livello nazionale per lo startup di impresa esistono due normative che saranno aperte come presentazione della domanda il 4 di settembre e si rivolgono principalmente alle aziende che o derivano da un processo di innovazione precedente, le cosiddette aziende che operano nell'ambito della tecnologia digitale, dove il contributo dello Stato arriva a un 65% di fondo perduto per la realizzazione di nuovi investimenti, quindi per la realizzazione dell'impresa di tutti quelli che sono gli attivi materiali dell'azienda, o per aziende che non operano nel campo dell'innovazione dell'economia digitale, quindi per tutte le altre imprese, esiste un finanziamento dove il contributo è dato sui costi di funzionamento dei primi 4 anni, per un massimale di 50.000 euro l'anno. Quindi non interviene direttamente sugli investimenti il contributo, bensì interviene sui costi di funzionamento, intesi quali oneri finanziari a valere su finanziamenti bancari destinati all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, ammortamento fiscale di macchinari, impianti e attrezzature, canoni di leasing, materie prime o spese di personale. È uno strumento innovativo questo, perché? Perché non interviene direttamente nell'investimento, ma interviene in quello che sono i costi di funzionamento dell'azienda. Da un certo punto di vista è interessante, nella fattibilità operativa l'impresa che nasce, che utilizza questa normativa, deve necessariamente valutare attentamente, pianificare attentamente il fabbisogno finanziario iniziale, quindi il capitale iniziale. Questo argomento lo affronteremo nella seconda parte con il dottor Battisti, che ci parlerà di quelle che sono le attività di consulenza ordinaria nell'ambito del fabbisogno finanziario delle aziende. A livello regionale esiste una normativa che così chiamata microcredito, che si rivolge alle aziende cosiddette non bancabili. Quali sono le aziende non bancabili? Per la normativa regionale le aziende non bancabili sono le aziende che hanno meno di 120.000 euro di fatturato, devono avere il requisito di essere costituite da non più di 5 anni ma operative più da 6 mesi, devono operare nell'ambito manifatturiero o dei servizi, quindi non aziende commerciali, e devono avere determinati requisiti, cioè difficoltà di accesso al credito, quindi una liquidità non superiore ai 30.000 euro, non aver ottenuto finanziamenti, eccetera. Queste aziende possono chiedere, tramite lo sportello regionale, un finanziamento, quindi parliamo di finanziamento, non parliamo di contributo a fondo perduto, che va dai 5 ai 25.000 euro da restituire massimo in 60 mesi, quindi 5 anni, a tasso agevolato. Questo finanziamento deve servire per un valore minimo del 30% per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, per il resto per il pagamento di spese di funzionamento, quindi materie prime, utenze, eccetera, eccetera. L'innovazione importante di questa misura è che il finanziamento viene erogato direttamente dalla regione tramite la società Puglia Sviluppo, che è diventata la finanziaria regionale, quindi non si ha l'approccio bancario. Effettivamente questo finanziamento si rivolge alle aziende cosiddette non bancabili. Ad oggi sono state presentate circa 150 domande a fronte di una potenzialità di, se non erro, 30 milioni di euro di giro, quindi i soldi ci sono e sono disponibili. Probabilmente il non immediato successo di questa misura è dato dal fatto dell'ambito abbastanza restrittivo dei soggetti che possono accedere, cioè aver eliminato totalmente il comparto commerciale da questa attività, perché? Perché ci sono altri strumenti che ora vedremo, o aver eliminato anche il comparto artigianale che fa anche commercio. Faccio un esempio tipico, il corniciaio che vende anche i quadri è escluso, perché? Perché c'è il registratore di cassa, quindi le attività cosiddette borderline non sono finanziabili. Questa però è una scelta regionale, perché? Perché il settore commerciale è agevolato sotto altre, con altre normative che ora vedremo. Vediamo quelle per il settore commerciale.
Per il settore commerciale artigianale, per il settore commerciale esclusivamente, si è riaperto il bando che accennava prima il sindaco, cioè quello che il 4 marzo ha avuto la debacle regionale. Si è riaperto il bando che va ad incentivare gli esercizi di vicinato per attività di ammodernamento e di ampliamento. Il bando è un bando che si chiude il 27 di settembre, va a finanziare interventi dai 15.000 minimo ai 50.000 massimo come convenienza di investimento, con un contributo al 50% a fondo perduto. Questa è una procedura a bando. Che vuol dire? Vuol dire che ci sarà una graduatoria di merito, vuol dire che tutte le domande presentate entro il termine di chiusura saranno valutate secondo degli indicatori di progetto. Quindi la difficoltà di accesso alla norma agevolativa in questo caso non è tanto di presentazione della domanda come era avvenuto illo tempore il 4 marzo, bensì la possibilità di entrare in graduatoria in posizione utile rispetto a quello che è il numero di aziende che presenteranno la domanda. Se consideriamo che è stato stimato che nel click day del 4 di marzo sono state presentate contemporaneamente 1.500 domande in contemporanea, perché allora c'era il click day, quindi chi prima arrivava poteva avere il contributo, le possibilità di accesso su questo bando francamente non sono elevatissime, quindi bisogna valutare da un punto di vista di accessibilità effettivamente quelli che sono gli indicatori di progetto e valutare attentamente. E qui subentra molto il rischio imprenditoriale, non è più il ruolo del consulente, il consulente mette sul piatto quelle che sono le problematiche, è l'imprenditore che decide autonomamente se utilizzare o meno la norma. Il consulente la può utilizzare al meglio, prevedendo quelli che sono gli indicatori, eccetera. Un'altra normativa che si rivolge alle aziende artigianali, commerciali, industriali e di servizi è il cosiddetto titolo secondo, misura 6.1.4. Qui tramora nella casistica di una innovazione nell'ambito della finanza agevolata, perché questo io lo considero un vero e proprio strumento di ingegneria finanziaria. Perché? Tramite questo strumento le aziende che hanno i requisiti possono presentare una domanda di agevolazione che va dai 30.000 a 600.000 per le microimprese e al 1.000.000 di euro per le piccole imprese tramite il sistema bancario. Quindi l'azienda scrive un progetto, la presenta al sistema bancario e la regione interviene quando il sistema bancario ha finanziato il progetto e l'azienda ha realizzato, quindi pagato, il progetto col finanziamento bancario. Quindi condizione sine qua non per ottenere il contributo della regione è che l'azienda abbia ottenuto il finanziamento bancario e abbia utilizzato il finanziamento bancario per pagare il progetto. Una volta che l'azienda dimostra che ha pagato il progetto, quindi fatture, pagamenti, eccetera, la regione retrocede un contributo su questa misura di circa un terzo dell'investimento. Perché lo chiamo uno strumento di ingegneria finanziaria? Perché? Perché l'azienda con questo strumento va ad eliminare completamente i problemi di equity, cioè di apporto di capitale proprio, in quanto si paga l'investimento col finanziamento bancario e paga l'investimento nel periodo di ammortamento fiscale del bene, dell'acquisto che va a fare. Quindi sostanzialmente non sottrae liquidità all'azienda. Perché? Perché l'investimento lo paga con l'ammortamento, quindi con la liquidità che crea nel conto economico anno per anno. In più, avendo il terzo di liquidità sotto forma di contributo in conti impianti a fondo perduto, gestisce liquidità propria per i propri fabbisogni, che possono essere, come il caso di molte aziende, l'utilizzo della liquidità per nuovi investimenti, per altre l'utilizzo della liquidità per abbassamento della cassa, quindi l'utilizzo dei fondi bancari a breve termine. Su questa misura, è una misura molto interessante, noi l'abbiamo utilizzata a livello di consorzio in modo esponenziale, abbiamo presentato svariate centinaia di domande, e a livello regionale ci sono oltre 3.000 domande in corso. Lo strumento è operativo, il plafond è pieno, proprio ieri facevo un collaudo di un'azienda che è stata finanziata e l'istruttore mi diceva che c'è ancora metà del plafond disponibile. Quindi c'era un suggerimento alla Regione di prorogare i termini di chiusura del bando non al 31-12, dove si chiude il quadro comunitario di sostegno, bensì di ampliarli a tutto il 2014, magari, perché gli effetti di questo quadro comunitario di sostegno 2007-2013 noi li avremo fino al 2015 per la chiusura dei progetti di investimento. Un'altra normativa similare di questo titolo secondo è nel settore turistico, estremamente interessante. Perché? La struttura grosso modo è la stessa, progetto, banca, regione, ma qui il contributo che retrocede la regione non è di un terzo, ma arriva al 40-45% dell'investimento che andiamo a realizzare.
Nell'ambito turistico è possibile realizzare investimenti in svariate tipologie di attività. Il classico, la classica ricettività, quindi parliamo di ammodernamento, ampliamento di strutture ricettive esistenti, quindi alberghi, B&B, affittacamere già esistenti. La realizzazione di nuove strutture ricettive, però soltanto mediante l'utilizzo di immobili storico-architettonici o di una qualche valenza storica, rurale, eccetera. Quindi, il classico centro storico di Mola, dove avete degli immobili stupendi, realizzare l'attività di bed and breakfast. Io ho realizzato personalmente su Mola dei B&B, però con una vecchia normativa turismo, di immobili bellissimi, quindi conosco bene la vostra realtà. Quindi, per esempio, un immobile del centro storico può essere adibito all'attività di B&B e quindi vi possono andare a finanziare anche l'acquisto dell'immobile. Quindi l'azienda che vuole attivare una procedura per realizzare un B&B nel centro storico, li vanno a finanziare con il 40-45% a fondo perduto, l'acquisto, la ristrutturazione, l'allestimento, il sito web, tutto quello che serve per portare avanti un'iniziativa. E questo è nell'ambito delle attività, diciamo, di ricettività. Poi possono essere finanziate attività di servizi, quella che è la cosiddetta turismatica, le agenzie di viaggio, i servizi annessi e connessi, gli approdi turistici, gli stabilimenti balneari, la gestione di strutture polisportive. Il numero dei codici di attività ammissibili è molto elevato. Quindi questo è uno strumento estremamente interessante e ad oggi francamente poco utilizzato ancora in Regione Puglia, nel senso che qui ci sono domande che vanno intorno ai 600, dalle 600 domande circa, quindi ancora poche a livello regionale complessivo. Altra normativa molto interessante a livello regionale che è stata pubblicata di recente è una normativa che va a finanziare i servizi di consulenza nell'ambito di innovazione. Cosa vuol dire? Prima vi ho parlato di progetti di ricerca e sviluppo, innovazione di processo o di prodotto. Cioè un'azienda che nel suo momento storico, qualsiasi momento storico, ha necessità di fare innovazione e quindi per esempio compra una consulenza dall'esterno, dall'ingegnere che gli vuole, a cui chiede l'innovazione del proprio processo produttivo o dall'università a cui chiede il miglioramento, il modello teorico di un nuovo processo o altro o dal laboratorio di analisi a cui fa fare sostanze, prove e test di laboratorio, può utilizzare questa normativa che è stata pubblicata venerdì scorso per farsi finanziare al 60% a fondo perduto per le microimprese i costi di consulenza. In più si può far finanziare quelli che sono gli studi preliminari a un futuro progetto di ricerca e sviluppo, in più si può far finanziare per esempio un dottorato di ricerca con la collaborazione dell'università, avendo a disposizione presso l'azienda un universitario. Che dove va a intervenire questa misura? Questa misura va ad intervenire nel fabbisogno di innovazione che le aziende oggi hanno, soprattutto le microimprese, ma che hanno enormi difficoltà ad utilizzarlo perché spostare costi di esercizio del proprio conto economico dalla produzione alla ricerca, che per natura non ha una sua certezza di risultato, per un'azienda è estremamente difficoltoso. Abbassare il costo di questo investimento del 60% significa dare all'azienda uno stimolo estremamente importante. Io vi porto casi concreti, perché ho seguito progetti di ricerca per piccole aziende, micro aziende, che effettivamente hanno dato il caso concreto, il risultato. Un piccolo mangimificio che fatturava la milionata di euro con il progetto di ricerca è andato ad innovare un mangime nuovo con il supporto della facoltà di veterinaria agraria e veterinaria dell'Università di Bari, un prodotto quindi alimentare per animali che ha fatto mercato perché andava ad utilizzare una materia prima presente nel nostro territorio che era uno scarto di produzione dei mulini. Quindi l'innovazione sostanzialmente ha portato abbassamento del costo di materia prima nell'azienda, utilizzo di una materia prima presente sul territorio e la sostituzione di una materia prima, la cosiddetta soia, quindi un OGM sostanzialmente, quindi ha avuto anche un impatto dal punto di vista ambientale. Perché? Perché è diminuito il fabbisogno dell'azienda. Questo è un caso semplice, ma può essere esteso a tutte le tipologie di aziende. Perché innovazione non vuol dire soltanto prodotto, vuol dire anche processo, come io realizzo la mia attività, quali sono i processi, quindi i legami tra i vari processi produttivi. Un'ultima normativa, poi vi lascio, lascio la parola al dottor Battisti. Un'ultima normativa molto interessante sono i pacchetti integrati di agevolazioni.
I pacchetti integrati di agevolazioni si possono rivolgere alle piccole imprese o alle medie imprese o ai consorzi di piccole e medie imprese. Per le piccole imprese i pacchetti integrati di agevolazioni si rivolgono a aziende che hanno almeno 1,5 milioni di euro di fatturato negli ultimi 3 esercizi e almeno 10 dipendenti dell'ultimo esercizio. Per pacchetto integrato di agevolazioni si intende la somma di 4 investimenti principali, che sono investimenti in attivi materiali, capannoni, macchinari, impianti, attrezzature, software, investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti in soluzioni info-telematiche per il miglioramento di processo di prodotto dell'azienda, servizi di consulenza aziendale, quali partecipazioni a fiere internazionali, eccetera. La somma di questi investimenti deve valere per l'azienda che presenta la domanda almeno 1 milione di euro e massimale 10 milioni di euro per le piccole imprese, può arrivare a 20 milioni di euro per le medie imprese. Qual è il vantaggio dell'utilizzo di un pacchetto integrato di agevolazioni? Con un unico strumento, l'azienda che ha un piano di impresa che riguarda tutti gli ambiti operativi dell'azienda ha un'unica interlocuzione con la regione, sotto forma di procedura negoziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è un bando dove c'è una graduatoria, è un rapporto uno a uno azienda-regione. Si presenta un progetto preliminare, la regione lo valuta, ti dice ok, il tuo progetto mi piace, è finanziabile. Dopodiché l'azienda presenta il progetto definitivo. All'approvazione del progetto definitivo c'è la sottoscrizione di una convenzione specifica tra azienda e regione che disciplina contributi e tempi di attuazione. La cosa interessante è che già all'approvazione del progetto preliminare la regione stanzia con una delibera di giunta i fondi e li mette a disposizione dell'azienda per quando realizzerà gli investimenti. La stessa procedura vale per le medie imprese, i consorzi di piccole e medie imprese, soltanto che cambiano le soglie di contribuzione, eccetera. Ultimo accenno, mi ero dimenticato, l'internazionalizzazione, altro bando estremamente interessante. Nella regione Puglia è stato pubblicato un bando per i processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Questo bando non si rivolge alle imprese singole, ma si rivolge ai raggruppamenti di imprese, o sotto forma di consorzi o sotto forma di contratti di rete. I consorzi, un po' bene o male, sappiamo tutti che cosa sono. I contratti di rete, invece, è una nuova forma giuridica, ormai operativa da qualche anno, ma di attuazione abbastanza recente, dove aziende che operano in ambito di filiera si raggruppano fra di loro e costituiscono un contratto di rete sotto forma di atto pubblico, quindi davanti al notaio viene scritto in Camera di Commercio, che ha i suoi effetti operativi, effettivi, nel che cosa? Nel progetto comune di rete e, per quanto riguarda la Regione Puglia, nella possibilità di accesso ai bandi. I vantaggi del contratto di rete quali sono? Sono soprattutto vantaggi di natura fiscale o anche del contratto collettivo nazionale sui dipendenti, eccetera. I vantaggi operativi Regione Puglia è che sono soggetti beneficiari nell'ambito agevolativo. Per i contratti di rete, per i consorzi, la Regione Puglia ha stanziato 20 milioni di euro per il finanziamento della internazionalizzazione. Progetti molto interessanti perché danno finanziamenti fino all'80% di quelle che sono le spese che i consorzi, quindi che i raggruppamenti, possono sostenere per internazionalizzare, ma è la natura di queste spese interessante perché vanno a finanziare le consulenze di natura legale, le consulenze di natura di marketing, le consulenze di natura organizzativa logistica per internazionalizzazione e soprattutto obbligano il contratto di rete o il consorzio, quindi il raggruppamento, ad avere nel progetto un temporary manager, quindi un soggetto che ha curriculum vita specifico nell'ambito operativo del processo di internazionalizzazione perché verrà valutato il curriculum vita. Quindi c'è un'evoluzione notevole per quanto riguarda il discorso dell'internazionalizzazione, cioè la regione tende a valorizzare i progetti sotto il profilo qualitativo e questo è molto interessante perché vedrà poi i suoi effetti operativamente quando i progetti verranno realizzati. Io mi fermo qui anche perché credo di avervi riempito di informazioni o altro. Rimando all'approfondimento successivo, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio sulle varie normative o casi specifici o altro, lo possiamo tranquillamente approfondire stasera. Grazie. Un rapporto di interscambio con l'estero. Veniva questo, a livello turistico. Sì, ma purtroppo il turismo è fuori da questa misura agevolata. Perché il problema del turismo è un problema di incoming, cioè non è più un problema di processo di internazionalizzazione, ma un processo di attrazione del turista verso il nostro paese, o viceversa. È un problema un po' più complesso, non è un problema a livello di singolo altro, è un problema a livello territoriale. Ok, va bene.
l'amministrazione comunale di Nola e il sindaco per l'accoglienza molto cordiale. Un ringraziamento a voi tutti per l'attenzione. Io sono Claudio Battisti e all'interno del Consorzio Artemide mi occupo di finanza ordinaria. Dire finanza ordinaria significa una cosa molto semplice e anche molto complessa e molto onerosa. La finanza ordinaria in buona sostanza si occupa del dialogo tra impresa e sistema bancario. È un dialogo finalizzato a reperire gli strumenti finanziari necessari all'impresa per poter sviluppare in maniera equilibrata la propria attività. Sapete tutti per esperienza quotidiana, esperienza diretta, che il dialogo con le banche a qualunque titolo avvenga in questi tempi non è mai particolarmente ricco di soddisfazione. È molto difficile ottenere delle risposte soddisfacenti, appropriate e puntuali. In qualche minuto cercherò di dirvi in maniera sintetica, poi quando vorrete potremo approfondire, che cosa facciamo noi su questo argomento, ahimè, molto, che tocca da molto da vicino la sensibilità di tutti gli operatori economici. Intanto all'interno del Consorzio Artemide abbiamo un vantaggio, e cioè da 20 anni dialoghiamo a tutto campo con tutte le banche. Tutte le banche significa, dovete pensare anche alle diverse tipologie dimensionali delle banche, e quindi andiamo dalle banche nazionali molto grandi alle banche molto piccole che hanno un legame col territorio. Questo dialogo a 360 gradi con tutti ci consente di avere una conoscenza comparata intanto del linguaggio, perché intanto è assolutamente importante capire il linguaggio di ciascuna banca, dove spesso ci sono dei significati specifici. Poi ogni banca ha le sue politiche e regole. Detta così sembra una cosa generica, però ci sono delle componenti molto specifiche sulle politiche e regole di ogni singola banca. Pensate per un momento alla propensione di ciascuna banca verso un determinato settore economico. La propensione ad operare con un settore economico in generale all'interno di una banca è intanto determinata dall'analisi che ha fatto quella banca di quel settore, ma soprattutto è anche determinata dalla concentrazione dei rischi presenti in quella banca su quel settore economico. Facciamo un esempio. C'è un settore economico oggi particolarmente travagliato, che è quello dell'edilizia residenziale privata, che è un settore che di massima non è visto con grande favore dal sistema bancario, vi dirò subito perché, che però trova delle gradualità di intervento nelle diverse banche, cioè non tutte le banche, anche nei confronti di un settore economico che è visto con grande attenzione, hanno uguale restrizione. Noi all'interno del Consorzio Artemide conosciamo intanto le diverse politiche operative delle banche e anche le possibili forme di presidio con i quali un operatore attivo nel settore dell'edilizia residenziale può rivolgersi alle diverse banche. Chiaro che la domanda che l'operatore può fare nei confronti di una banca come Banca Intesa o Unicredit è diversa dal contenuto della domanda che può essere fatta a Banca Popolare di Bari o a Banca Carne. Ciascuna banca ha le sue, diciamo, caratteristiche.
Il vantaggio di dialogare a tutto campo con l'intero sistema bancario dà una seconda opportunità, oltre a quella della differenziazione dei settori economici, cioè permette di valutare la propensione di ciascuna banca verso determinate forme tecniche di intervento. Questo significa che, come voi sapete, il pacchetto degli utilizzi creditizi è dato dagli utilizzi in conto corrente, dagli anticipi, dalle forme di breve termine. Le forme di breve termine che tutte le banche all'incirca praticano in diversa misura, più larga o più stretta, hanno una caratteristica che possono essere modificate unilateralmente dalla banca. Cioè ciascuna banca per dire ti avevo dato un credito, un fido in conto corrente di 100, sappi che fra 10 giorni è stata deliberata una riduzione di 30 oppure una modifica nella durata. Diciamo che il breve termine è, pur essendo contrattualizzato dalle due parti, mantiene libera la facoltà di una banca di muoversi per modificare. Questo spesso mette in difficoltà l'operatore economico. Noi all'interno del consorzio siamo consapevoli di questo fenomeno e che cosa facciamo? Cerchiamo di attivare per tutti gli operatori economici con cui siamo in contatto forme di credito a medio e lungo termine. Perché a medio e lungo termine? Perché tutti i finanziamenti a medio e lungo termine intanto entrano in un contratto scritto che non può essere modificato unilateralmente da nessuna delle due parti e poi danno una stabilità finanziaria all'impresa che ha contrattualizzato un piano di ammortamento, sa che per la durata del finanziamento deve corrispondere una rata che, ripeto, non può essere in nessun modo modificata dalla banca e quindi può fare il suo piano di rimborso secondo una vera e propria logica imprenditoriale che non ha sorprese. Non c'è nessuno che su un finanziamento di medio termine possa dire da oggi te lo cambio. Naturalmente non tutte le banche sono favorevoli a fare finanziamenti a medio lungo termine e c'è una ragione molto molto specifica. Una banca per fare finanziamenti a medio lungo termine dovrebbe avere provvista a medio lungo termine per uguale importo. La provvista a medio lungo termine, voi sapete, avete ascoltato nel tempo, è formata da obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti a medio lungo termine. Ahimè, oggi questi strumenti non hanno una facile collocazione sul mercato, nel senso che il risparmiatore ben difficilmente è orientato, quando ha delle disponibilità da impiegare nei suoi risparmi, a sottoscrivere questi strumenti. Per cui non tutte le banche propendono a erogare finanziamenti a medio e lungo termine, proprio perché non tutte le banche hanno una forza finanziaria tale da poter rispondere positivamente a tutte le domande di questi prodotti. Ripeto, noi nel dialogo che abbiamo a tutto campo percepiamo momento per momento quali sono le possibilità, fermo restando il merito di credito dell'operatore che adesso vedremo subito, però percepiamo qual è l'orientamento della banca a distribuire un prodotto che a nostro avviso è particolarmente appropriato per le aziende in un momento di difficoltà come questo. Certo, l'operatore dice, fra niente, uno scoperto di conto corrente, preferisco lo scoperto di conto corrente, però noi aggiungiamo, se fosse possibile stabilizzare finanziariamente l'impresa con un intervento a medio lungo termine, sarebbe ancora meglio. Ancora, nel dialogo con tutte le banche, abbiamo il vantaggio di conoscere meglio una parola che a voi è ben nota,
e che ha dei significati molto articolati. La parola rating, voi sapete che quando si entra in una banca, qualunque impresa ottiene una pagella che con parole inglese viene chiamata rating. Questo rating non fa altro che misurare, secondo la banca che lo assegna, il merito di credito dell'operatore economico. Cioè, in buona sostanza, si dice: io, banca Alfa, credo che tu, impresa Beta, possa meritare un credito complessivo di 100, di 50, di 20, di 200, oppure non hai il merito per ottenere nessun credito. Le regole che presiedono l'attribuzione di rating su ciascun operatore cambiano da banca a banca, perché il rating poggia su pilastri oggettivi, adesso lo vedremo, ma ci sono anche dei pilastri valutativi. È chiaro che ci sono dei pilastri oggettivi che sono dati dalla storia dell'imprenditore. Se un imprenditore nella sua storia ha una centrale dei rischi in Banca Italia macchiata da qualche fenomeno, beh, lì non c'è analisi che tenga, non è possibile modificare questo elemento pregiudizievole. Se un imprenditore nella sua storia invece ha sempre onorato i suoi impegni, questo è un dato importante che confluisce nel rating della banca. Ma gli elementi che ciascuna banca cambia nell'attribuzione del rating non riguardano il passato dell'impresa, riguardano il futuro, cioè riguardano le prospettive. Noi, nei dialoghi che facciamo con gli imprenditori, la prima cosa che facciamo, guardiamo il passato, ma la seconda cosa, guardiamo con l'imprenditore il futuro. Cioè, gli chiediamo: tu nei prossimi 12 mesi che cosa ti attendi? In termini di mercato, in termini di prodotto, in termini di vendite, in termini di problematiche finanziarie, in termini di curva dei consumi, di accordi con i fornitori, di mercati. Cerchiamo, insomma, di prevedere quale potrà essere il rating assegnato a una singola iniziativa economica per poter utilmente presentare conto dell'imprenditore con cui noi abbiamo contatti una domanda di credito appropriata. Appropriata significa misurata alle esigenze specifiche, alle esigenze operative di cui quell'operatore economico è il portatore. E non pensiamo che noi trattiamo solo operatori grandi, perché il nostro fiore all'occhiello per il 2012 è dato da circa 200 concessioni di credito che abbiamo ottenuto dal sistema bancario per imprese piccole o micro. Noi ci occupiamo di ogni tipo di iniziativa, dalle energie, da fonti rinnovabili, alle grandi strutture, però il nostro fiore all'occhiello è la piccola impresa, perché noi crediamo che la grande impresa, certo, vada affiancata, gli vada offerta consulenza, però il futuro del nostro territorio nel complesso è dato dall'impresa in piccola o microimpresa. E in questo senso, ripeto, ci attiviamo molto in maniera molto propositiva. Tra l'altro, un discorso che certamente ti può interessare è questo: che succede quando nelle nostre analisi rileviamo che il rating del nostro interlocutore è un rating non sufficiente? Questo fenomeno capita spesso e non può essere, accettato passivamente, perché se noi presentassimo a qualunque banca del sistema un operatore economico con un rating insufficiente, la risposta è senz'altro un rifiuto.
per chi ha certamente ragione il sindaco quando dice le banche non favoriscono il percorso risolutivo di un'azienda, spesso lo aggravano, però dobbiamo essere anche noi a fare in modo di presentare un'iniziativa che sia sufficiente. Che cosa intendo per sufficiente? È una cosa molto banale. La banca è un'impresa come le vostre imprese, cioè la banca presta quando è convinta che il suo prestatario possa manifestare nel tempo la capacità di rimborso. Quindi bisogna fare in modo di dimostrare con numeri, non con chiacchiere, che questa capacità di rimborso, al di là delle problematiche contingenti, possa essere mantenuta. Perché se la banca non si convince che il suo cliente ha la piena capacità di restituire quanto prestato, purtroppo la risposta è niente. Ma noi ci muoviamo in questo senso. E oggi spesso troviamo imprese che hanno un rating non sufficiente. È una cosa fisiologica. Oggi dovete pensare che la curva dei consumi, del reddito dei consumatori, è una curva estremamente depressa. È chiaro che qualunque attività economica soffre sia in termini di volume d'affari, sia in termini di regolamento, cioè di incassi. Ci sono molte imprese che vedono il loro monte crediti crescere, non si arriva mai al punto dell'incasso. Allora noi che cosa suggeriamo? Dobbiamo suggerire delle forme di rafforzamento del rating. Venere o qualcuna, molto spero che vi rimanga nella memoria per poterla poi approfondire quando vorrete. La prima e la più importante è una legge dello Stato che ben pochi conoscono e che nel nostro territorio si trova applicazione, ma è un'applicazione che dovrebbe essere molto diffusa. Tenete conto che lo strumento che vi sto per presentare al centro-nord viene utilizzato in misura di circa 20 volte maggiore a quanto viene utilizzato nelle aree meridionali del paese. Dovete sapere che c'è una legge che consente allo Stato di concedere una garanzia con un fondo specifico, che è il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, e quindi di garantire attraverso il Mediocredito Centrale, che è un soggetto bancario di emanazione statale, di garantire le operazioni che l'impresa va a contrattualizzare con la banca. Straordinarie, ripeto, dovrebbero essere scritte sui muri di ciascuna impresa. Intanto una garanzia che si ottiene gratuitamente nei nostri territori, mentre al centro-nord costa, da noi è gratuita. Primo, perché facciamo parte dell'ex obiettivo 1 della classificazione europea, quindi da noi la garanzia è gratuita. La garanzia è pari all'80% del credito ottenuto dalla banca e su questo 80% garantito dal Mediocredito Centrale, la banca ha rischio zero. Quindi, ottenuta questa garanzia dal Mediocredito Centrale, la banca dorme sogni tranquillissimi. Voi direte, ma allora perché tutti non chiedono immediatamente questa garanzia? Per ottenere questa garanzia ci vogliono dei requisiti numerici abbastanza articolati. Questa legge e i regolamenti del Mediocredito Centrale sono documenti molto molto corposi. Noi abbiamo imparato ad utilizzarli al nostro interno anche attraverso i dialoghi diretti con il Mediocredito Centrale. Ci sono delle regole, ci vogliono dei bilanci assolutamente chiari e trasparenti, dei bilanci completi,
non è detto che siamo delle società di capitali, anche delle ditte individuali, naturalmente. Ci vogliono dei rapporti numerici molto, diciamo, chiari, tipo non ci possono essere state perdite di maggiori del 5% del fatturato negli ultimi due anni, ci deve essere un coefficiente di patrimonio adeguato, insomma ci vuole tutta una serie di a fronte delle quali, che io credo che la maggior parte delle imprese possa esibire, a fronte delle quali si può ottenere questa garanzia, che è una garanzia, ripeto, è un fortissimo sostegno alla domanda di credito rivolta verso le banche, per cui vale comunque la pena valutare immediatamente e compiutamente se sia possibile e in quale misura richiedere questa garanzia. Vi dicevo che garantisce l'80%, ma un'altra cosa, una delle cose che ha fatto il governo Letta adesso, al di là delle valutazioni politiche, non so se ha fatto tanto o poco, questa l'ha fatta, ha portato a rifinanziare questa legge e ha dato un importo massimo di 2,5 milioni a questa garanzia, per cui io credo che con questo importo la maggior parte, la quasi totalità delle imprese del nostro territorio può vantare se richiedono oppure no. Purtroppo in poche battute non vi posso dire tutta la procedura per ottenere, però una cosa posso dirvi: in presenza di dati contabili dell'azienda sufficientemente chiari è possibile A. valutare immediatamente se è possibile richiederla, B. vi assicuro che se è possibile richiederla nel giro di 30 giorni, 40 giorni io credo che la risponde, ed è un biglietto da visita, vi assicuro, molto molto forte. Per tutti coloro invece che non sono in grado di ottenere la garanzia del mercato centrale perché non ricorrono ai risultati numerici, è possibile attivare la garanzia dei COFIDI. Che cosa sono questi COFIDI? Sono dei consorzi di garanzia a cui la Regione Puglia ha affidato un fondo complessivo di 50 milioni a fronte del quale, con un effetto moltiplicatore, loro rilasciano delle garanzie. Queste garanzie costano, a differenza della prima ipotesi che ho affrontato con voi, però voglio dire, quella garanzia di un COFID rafforza notevolmente la richiesta di credito dell'imprenditore. Vale la pena comunque, in caso non sia possibile attivare il credito centrale, valutare l'opportunità di attivare questa garanzia del credito. Il terzo strumento di rafforzamento del rating si riallaccia alla domanda del signore che ha fatto in precedenza, riguarda tutti gli operatori che fanno interscambio con l'estero. Noi ogni volta che abbiamo oltre ad attivare i possibili incentivi di internazionalizzazione in presenza di un operatore che ha progettato o che è già protagonista di correnti di interscambio con l'estero, cerchiamo di attivare immediatamente la garanzia SACE, che non ha importi minimi e che rafforza notevolmente la stabilità e la sicurezza dell'impresa sia in termini di credito sia in termini di copertura di rischi di insolvenza all'estero. Una cosa importante che vi devo dire: per attivare queste operazioni con la SACE non è necessario fare grandissimi movimenti. È importante che l'impresa abbia un minimo di interscambio con l'estero di cui voglia fare una copertura razionale dei rischi. Valutiamo in questo senso come attivare questo strumento. Ancora rapidissimamente, oltre per i soggetti che promuovono l'interscambio, ci muoviamo anche con gli operatori economici del settore dell'agricoltura. Tutte le volte che abbiamo un interlocutore all'interno del settore dell'agricoltura, ovviamente verifichiamo la possibilità di attivare gli strumenti predisposti all'ISMEA. L'ISMEA è un'agenzia statale
al pari della SACE, al pari del Mediocredito Centrale, che procede al rilascio di garanzie per operazioni finalizzate, di cui andiamo a analizzare in dettaglio le caratteristiche con il nostro cliente. Un'ultima cosa, e lascio poi la parola per eventuali riflessioni e approfondimenti. I rapporti con il consorzio Artemide tra operatori e consorzio poggiano su una regola molto banale, che è la regola della trasparenza solare. Ci incontriamo, decidiamo insieme che qual è l'oggetto della consulenza. All'interno di questo oggetto della consulenza facciamo un contratto di consulenza dove i costi sono dettagliati alla luce del sole, e il costo si divide in due componenti: una prima piccola componente data dal costo che noi facciamo per tutto il lavoro, che voi vedrete. La seconda componente è una percentuale sulla consegna di quello che abbiamo concordato. Cioè, se concordiamo un finanziamento di 100.000 euro, otterremo il 90% del compenso che andiamo a concordare solo quando vi avremo erogato, vi avremo fatto erogare da una parte il finanziamento di 100.000 euro. Quindi noi da 20 anni ci facciamo un punto di orgoglio che noi crediamo di lavorare abbastanza bene, ma non è questo il punto. Crediamo di avere un dialogo diretto, trasparente e assolutamente compiuto e chiaro. Ultima cosa per l'amministrazione comunale di Mora e per il sindaco: qualora il comune decida di aprire uno sportello imprese, saremo ben lieti di valutare un intervento periodico di 1-2 pomeriggi alla settimana, o quando deciderà l'amministrazione comunale, di poter venire a fare consulenza alle imprese in loco per offrire ai cittadini e alle imprese di Mora il valore aggiunto della nostra consulenza. Questo lo valuterà l'amministrazione comunale e prego il sindaco di valutare questa disponibilità. Se lo riterrà opportuno, saremo ben lieti di aprire un dialogo in questo senso con l'amministrazione. Vi ringrazio per l'attenzione, lascio lo spazio a voi per approfondimenti, chiarimenti, integrazioni, ricordando comunque che all'interno della cartella trovate tutti i nostri rilevanti.